parlo, un tumore molto aggressivo che colpisce i bambini e gli adolescenti e più raramente anche gli adulti. Origina dai tessuti molli, cioè dai muscoli, ma anche dai tessuti di sostegno dei vari organi e quindi virtualmente può insorgere in tutte le parti del corpo. Non conosciamo oggi quali sono le cause che portano all'insorgenza di un adenomiosarcoma. Sappiamo che vari fattori ambientali, vari fattori cancerogeni, l'alimentazione, l'inquinamento non hanno nessuna influenza per far insorgere un adenomiosarcoma. Sappiamo però bene oggi come si comporta il adenomiosarcoma e come dobbiamo curarlo. Non esistono segni o sintomi specifici per diagnosticare o sospettare un adenomiosarcoma. Non ci sono esami del sangue che possano far pensare a un adenomiosarcoma. I segni e i sintomi dipendono da dove nasce il adenomiosarcoma. Di solito c'è una massa, un nodulo che cresce e spinge e comprime gli altri organi e quindi determina alcuni segni e alcuni sintomi. Ad esempio può esserci sangue rosso nelle urine, se il adenomiosarcoma nasce nella vescica. Può esserci una massa che cresce nel collo o vicino agli organi della testa e quindi ad esempio causare, sembrare una sinusite. Può nascere una sede molto particolare che è una sede vicino al testicolo e quindi dare un'idea che il testicolo ha un nodulo. Per cui diagnosticare, sospettare da parte del pediatra di base, della mamma o di qualsiasi altro medico, sospettare un adenomiosarcoma è molto difficile. Il adenomiosarcoma è un tumore maligno, aggressivo, che cresce invadendo i tessuti. E può dare metastasi, cioè delle cellule che dal punto dove il tumore è nato entrano nel sangue o nei vasi linfatici e raggiungono polmone e ossa, i linfonodi. Un tumore molto cattivo, ma oggi con le cure sappiamo che è un tumore per cui 2 bambini su 3 possono guarire. Certo, le probabilità di guarigione cambiano in funzione di diversi parametri. Un tumore molto piccolo, facilmente asportabile, ha chiaramente più probabilità di guarire di un tumore molto grosso. Poi ci sono altre variabili. Per esempio il tipo istologico, cioè un radiomiosarcoma meno cattivo, quello embrionale, un radiomiosarcoma più cattivo, quello alveolare. L'età è un fattore prognostico, gli adolescenti possono avere più problemi rispetto ai bambini più piccoli, ma anche la sede dove insorge il tumore può condizionare in qualche modo la prognosi. Tutti questi parametri clinici vengono considerati per fare una sorta di stratificazione, cioè classificare i pazienti in base alle probabilità di guarire che hanno, in modo da dare una terapia un po' più leggera, per poter eventualmente ridurre gli effetti collaterali, le sequele a lungo termine, a pazienti che hanno delle ottime probabilità di guarigione, e dare invece una terapia un po' più intensa, un po' più aggressiva, a quei pazienti che possono avere delle probabilità in partenza meno buone. Come si cura attualmente il radiosarcoma? La terapia, va detto, è una terapia lunga, complessa, difficile e richiede un approccio multidisciplinare. Cosa vuol dire? L'oncologo, il radioterapista, il chirurgo, ma anche il radiologo, anche il patologo e altre figure lavorano insieme per cercare di raggiungere i risultati migliori. Ripeto, è una terapia dura, difficile, si tratta di chemioterapia, si tratta di raggi, si tratta di chirurgia, però è l'unica terapia che attualmente può guarire questi bambini. Allo stato attuale delle conoscenze non esistono terapie alternative che possano curare questi bambini. Abbiamo detto, il radiomiosarcoma è una malattia rara, le cure sono complesse, difficili, ecco il concetto dei centri di eccellenza. È bene che le procedure diagnostiche, soprattutto le terapie dei bambini con radiomiosarcoma, siano svolte presso centri di oncologia pediatrica con una specifica, particolare esperienza per questo tipo di tumore, con una specifica esperienza di oncologia, di chirurgia, ma anche di radioterapia pediatrica. Gran parte delle conoscenze che sono attualmente a nostra disposizione provengono da una lunga esperienza, in particolare provengono dall'esperienza di gruppi cooperativi di oncologi che ormai da più di 30 anni lavorano insieme per cercare di scrivere, di delineare dei protocolli di diagnosi e di cura per i bambini affetti da radiomiosarcoma. In Italia il primo protocollo è stato aperto nel 1979, quindi molto tempo fa, dal gruppo cooperativo italiano per i sarcomi delle parti molli della IEO, l'Associazione Italiana di Oncologia Pediatrica. Da allora abbiamo già aperto e chiuso tre protocolli, adesso c'è un protocollo internazionale e questi protocolli dicono esattamente come fare la diagnosi e come trattare, che terapie fare, tenendo conto dei fattori prognostici, dei fattori di rischio di ogni bambino affetto da radiomiosarcoma. Grazie al miglioramento delle cure, attualmente circa il 70% dei bambini e giovani, adolescenti e adulti riesce a guarire. In Italia e nel mondo ci sono dei ricercatori clinici, dei ricercatori di laboratorio che stanno cercando di trovare cure migliori. In Italia il Comitato Sarcomi delle Parti Molli cerca di coordinare la maggior parte di queste ricerche.
il comitato Sarcomi delle Parti Molli, è anche uno dei fondatori dell'European Pediatrics of Tissue Sarcoma Committee, che è un'alleanza europea che mette insieme più di 150 centri in Europa, la maggior parte delle nazioni europee, per cercare di raggiungere insieme quello che è lo scopo di tutti e che è la guarigione del 100% di questi bambini. Perché questo video? Internet e YouTube nello specifico sono oggi dei sistemi molto efficaci di comunicazione, molto usati soprattutto dai giovani. E l'abbiamo visto, la radiomiosarcoma può colpire anche i giovani. Noi crediamo che chi si occupa di radiomiosarcoma dal punto di vista professionale abbia in qualche modo il dovere di dare delle informazioni, le più complete possibili, alle famiglie, ai pazienti, ai genitori, ma anche ai medici curanti, per tutto quello che succede prima che il paziente venga avviato al centro di eccellenza, per cui per cercare di portare una diagnosi la più precoce possibile, parlare dei sintomi, dei segni di radiomiosarcoma, ma parlare anche di come si fa l'invio ai centri di eccellenza.